Consideriamo un gas perfetto che si trova in uno stato iniziale a una certa temperatura. Immaginiamo di scaldarlo non necessariamente di un grado, ma di tot gradi, facendo passare il suo stato da A a uno qualunque di questi stati B che si trovano alla temperatura TB. Io adesso faccio l'esempio di un riscaldamento, ma le stesse cose valgono per un raffreddamento. Nel caso in cui lo stato del gas passasse a un altro stato qualunque su un'isoterma più bassa. Possiamo scaldare il gas in vari modi, quindi ci sono infinite trasformazioni che portano lo stato del gas da A a un qualsiasi stato B alla temperatura TB. Indipendentemente però da tutte queste diverse trasformazioni, l'aumento di energia interna è sempre lo stesso, perché l'energia interna del gas dipende soltanto dalla temperatura e quindi passando da un'isoterma all'altra il salto termico è lo stesso. Quindi va bene qualsiasi di queste trasformazioni per calcolare il salto termico delta UAB, ma la più semplice di tutte è l'isocora, questa colorata in rosso, perché per il primo principio della termodinamica, siccome il lavoro è zero in un'isocora, l'aumento di energia interna corrisponde al calore che assorbe il gas durante il riscaldamento. Quindi il calcolo dell'aumento dell'energia interna si può fare attraverso il calcolo del calore assorbito in una isocora, che è calore specifico molare a volume costante per le moli per i gradi di innalzamento termico. Ora noi potremmo scegliere anche un'altra qualsiasi di queste trasformazioni, per esempio l'isobara. L'innalzamento termico è sempre lo stesso, perché i due rami di iperbole sono sempre quelli, e quindi anche delta U, l'aumento di energia interna del gas, è lo stesso, anche se noi utilizziamo l'isobara. Qual è la differenza allora rispetto all'isocora? È che il gas compie anche il lavoro. E noi potremmo infatti anche calcolarlo questo lavoro, perché il calore assorbito durante l'isobara, calore assorbito dal gas, si calcola con il calore specifico molare a pressione costante. Noi andiamo a sostituire Cp con Cv più R per la relazione di Maier e così ritroviamo Cvn delta T, che è il calore assorbito nell'isocora e che è anche l'aumento di energia interna, più una parte aggiuntiva che è il lavoro prodotto compiuto dal gas, che appunto è Rn delta T, che corrisponde a P delta V, il lavoro compiuto dal gas in un'isobara. Quindi in conclusione, confrontando queste due trasformazioni, isocora e isobara, abbiamo la conferma di quello che già sapevamo, che nell'isobara il gas assorbe più calore, come era spiegato già in queste figure, perché con una parte del calore assorbito nell'isobara il gas ci si riscalda esattamente quanto si riscaldava nell'isocora. Ed è questa la parte che serve al riscaldamento. QV serve a produrre, l'aumento di energia interna. Inoltre c'è questa parte di calore aggiuntiva che serve a fare lavoro e che è rappresentata in figura da quest'altra parte qua. Qui i valori numerici erano riferiti a una mole e un riscaldamento di un Kelvin e al gas azoto biatomico. Se poi consideriamo una qualunque altra trasformazione che fa passare il gas da una temperatura all'altra, allora l'aumento di energia interna è sempre quello. Cambia soltanto la parte aggiuntiva del lavoro, che addirittura può essere negativa per la prima trasformazione che prevede una diminuzione di volume. Però l'aumento di energia interna delta U è lo stesso per tutte queste trasformazioni. E conviene calcolarlo come? Conviene calcolarlo con l'isocora, quindi l'aumento di energia interna si calcola sempre con questa formula, NCV delta T. Può sembrare strano che questa formula valga anche per le altre trasformazioni perché vi compare CV. Quindi sembrerebbe valere soltanto per l'isocora a volume costante, ma non è così. Infatti anche nell'isobara e in tutte le altre trasformazioni fra le stesse due isoterme, l'aumento di energia interna è sempre lo stesso e si calcola in questo modo perché si sceglie l'isocora come trasformazione più semplice per eseguire il calcolo. Tutte queste trasformazioni differiscono per il lavoro che compie o subisce il gas, ma non per l'aumento di energia interna. Tutto quello che abbiamo visto vale anche per un raffreddamento dallo stato A allo stato B ad uno stato B qualunque a una temperatura più bassa. Quello che cambia è che delta T è negativo, anche l'energia interna diminuisce, quindi abbiamo una diminuzione di energia interna e i calori anziché assorbiti sono calori ceduti.